ragazze, benvenute in un nuovo video e questo video sarà dedicato a tutti gli accessori che mi sono arrivati dietro alla celletta. Partiamo con la nuova tonalità di Bordeaux, questa tonalità che è il colore dell'anno, e questo è il nuovo fermacapelli, bellissimo, in colori di Swarovski. E come potete vedere questa fantasia richiama moltissimo il blu, il beige, il bordeaux, l'ocra, e queste sono tutte le pochette in tutte le dimensioni, perché quest'anno Etro si è sbizzarrita con le dimensioni delle pochette. Questa linea in particolar modo è in seta e grosgrain, quindi è un po' più particolare rispetto alle altre. Questa invece è in bordeaux, vedete, è un po' più doppia come, come seta, ed è prettamente in grosgrain, è un po' più classica. E gli accessori che ho deciso di fare per abbinare a questa collezione sono comunque con la seta e i richiami del vetro di Murano. Questo invece è l'accessorio per i capelli e vedete tutte le forme delle pochette che ho voluto fare nel campionario per poter dare un'ampia scelta a chi vuole fare qualsiasi tipologia di regalo o comunque da avere di diverse dimensioni. Quello è il pesciolino per i capelli e questa è la prima collezione. La seconda collezione è la classica in seta della linea dietro. Vedete che questa è la collana tutta in vetro e Swarovski della linea sempre dietro. Questa è la pochette grande beauty classico da viaggio. Qui invece abbiamo ancora un nuovo fermacode in seta con i corallini, molto molto carini, anzi i coralli un po' più grandi, e abbiamo i nuovi stringicollo in seta e velluto. Praticamente il mood di questo inverno, vedete, richiama la fantasia, il Pegaso proprio del brand, e quindi lo rende un po' più particolare. Questo bracciale con la calamita e gli Swarovski, qui troviamo la classica pochette sotto braccio e le piccole con un'ulteriore fantasia sempre in seta. Gli orecchini poi in abbinamento alla collana, e questo fermacode con il prugna che ho preso anche io mi piace moltissimo perché rende l'outfit nei capelli molto particolare. Questi sono i nuovi accessori per i capelli e ancora un foulard in seta della stessa nuance delle pochette. Trovo che questa fantasia con il grigio, il viola, il prugna, vedete questa con tipo clutch a mano, la trovo molto molto elegante. Mi piace moltissimo perché rende sia un outfit ma sia da portare molto elegante. Questa invece è la fantasia con il blu, tutto seta, e i richiami con l'oro, il marrone, il bronzo. Vedete, è stato fatto anche questo fermacapelli con gli stessi toni delle borse. Queste sono le pochette sempre sotto braccio, vedete quanto sono belle, e trovo ancora di più questa fantasia molto sofisticata. E gli accessori che ho voluto dedicare a questa collezione spezzano con il verde, il viola e il prugna. Vedete, trovate tante fantasie diverse e tante linee di pochette da abbinare ovviamente alla propria borsa o a mano o comunque da viaggio. E partiamo proprio dalla piccolina, questo è l'altro colore che è stato creato per i capelli. Vedete proprio la piccolina, la prima linea, anche questa che vedete diciamo con la lampo, sono proprio le prime linee del brand dietro, quindi proprio le classiche portatrucco da borsa. Questa poi è tutta rifinita a mano, in pelle, può essere utilizzata sia come beauty da viaggio, ma borsa 24 ore, ma anche proprio come borsa per uscire o comunque come bauletto. E questo invece è il fermaglio per i capelli, tutto in Swarovski, in opalin e Swarovski luminoso. Trovo questa ulteriore collezione che adesso vi sto mostrando molto chic, un intarsiato del logo dietro, quindi proprio del Pegaso, in questi colori classici del nero, ma sono leggermente sfumati. Vedete, anche le pinze sono state create in egual modo alle pochette.
Questa invece è ancora un'ulteriore colorazione, è una collezione un po' particolare, stampata, che richiama un po', l'abbigliamento della prima linea dietro, quindi è un colore molto particolare. Le pochette ovviamente sono tutte, di varie grandezze, vedete anche il fermacapelli per legare i capelli, e questa è proprio l'ultima linea che mi è arrivata e che ho deciso di fare per mostrarvela e per averla alla celletta. Spero che il video vi sia piaciuto, che gli accessori vi siano piaciuti. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Potete scrivermi tranquillamente alla mia email e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!